Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della presenza mentale, un concetto che sta diventando sempre più di moda. Tutti vogliamo essere presenti, ma cos'è esattamente la presenza mentale? Prima di tutto, lasciate che vi chiarisca alcuni miti sulla presenza mentale. Non si tratta di assenza di pensieri o di vuoto nella mente, né di governare completamente i propri pensieri ed emozioni. La presenza mentale è piuttosto vivere momento per momento senza giudicare ciò che accade. Essere presenti significa riconoscere l'attività della mente, senza cercare di eliminarla, così come le sensazioni e le emozioni che proviamo. Non si tratta di andare oltre il nostro corpo, ma piuttosto di vivere come osservatori di tutto ciò che accade. È la disidentificazione dal nostro falso sé, dai nostri pensieri e dalle nostre emozioni. Quando siamo presenti, possiamo provare gioia, tristezza, rabbia o delusione, senza essere dominati da esse. La presenza mentale ci consente di spostare l'attenzione sul momento presente, uscendo dall'inferno della nostra mente, dal turbinio incessante dei pensieri che ci tormentano. Quando siamo identificati con la mente, siamo costantemente proiettati nel futuro o trascinati nel passato, preoccupati di cosa penseranno gli altri di noi o angosciati per gli eventi negativi, ma la realtà è solo il presente. E questo potrebbe spaventarci perché ci costringe a vedere in modo chiaro che il passato e il futuro non sono reali, ma solo proiezioni mentali. Ora, come possiamo raggiungere la presenza mentale? Non è necessario diventare dei monaci tibetani o utilizzare tecniche complesse. Possiamo iniziare ad allenarci ad essere presenti nelle piccole cose che facciamo ogni giorno. Ad esempio, possiamo concentrarci sul movimento delle mani mentre laviamo i piatti. Questo è un esercizio consigliato direttamente da Buddha in un'antica storia. O prestare attenzione al nostro sorriso. L'importante è portare l'attenzione su ciò che stiamo facendo nel momento in cui lo facciamo, senza giudicare. Non c'è bisogno di chiudere gli occhi o adottare una posizione meditativa specifica. La meditazione può essere utile per sviluppare la presenza mentale. Ma il vero allenamento avviene vivendo consapevolmente ogni istante, focalizzando l'attenzione su ciò che stiamo facendo e ascoltando il nostro corpo. Possiamo concentrarci sul respiro, sui rumori circostanti o semplicemente sull'atto di osservare senza giudicare. Ma perché la presenza mentale è così utile? Le ricerche scientifiche dimostrano che vivere costantemente nell'inferno della mente, inseguendo i nostri pensieri, mantiene il corpo e il cervello in uno stato di iperattivazione e stress. Questo stato di ipervigilanza, che potrebbe essere utile in situazioni di pericolo reale, è dannoso quando viviamo in uno stato di allerta costante senza una reale minaccia. Essere presenti ci permette di migliorare l'umore, la salute fisica e di allontanarci da uno stato di malattia psicologica. In conclusione, allenare la presenza mentale è fondamentale per vivere appieno, liberandoci dal costante stato di allerta e paura che la nostra mente può generare. Riconoscere che la realtà è solo il momento presente ci consente di vivere con maggiore consapevolezza e pienezza. Quindi, iniziamo ad allenarci ad essere presenti nelle piccole cose e godiamoci il paradiso della presenza mentale. Continuiamo ad esplorare il valore della presenza mentale e come può influire positivamente sulla nostra vita. Essere presenti non solo ci permette di vivere nel momento presente, ma ci libera anche dalle preoccupazioni e dall'ansia legate al passato e al futuro. Spesso ci lasciamo trascinare dai pensieri e preoccupazioni che ci impediscono di goderci appieno il presente. La presenza mentale ci aiuta a interrompere questo ciclo di pensieri ossessivi, consentendoci di concentrarci sul qui e ora.
Inoltre, la presenza mentale ci offre una maggiore chiarezza mentale e un miglior autocontrollo. Quando siamo presenti, siamo più consapevoli delle nostre reazioni e delle nostre emozioni. Possiamo osservare la situazione senza esserne sopraffatti, permettendoci di rispondere in modo più calmo e ragionato anziché reagire impulsivamente. Questo ci dà la possibilità di prendere decisioni più consapevoli e di gestire meglio lo stress e le sfide quotidiane. La presenza mentale ci aiuta anche a sviluppare una maggiore connessione con gli altri e con noi stessi. Quando siamo presenti nelle nostre interazioni con gli altri, siamo più attenti, empatici e capaci di ascoltare veramente. Questo ci permette di costruire relazioni più significative e di vivere momenti di connessione autentica. Inoltre, la presenza mentale ci consente di sperimentare una maggiore gratitudine e gioia nella vita quotidiana. Quando siamo presenti, possiamo apprezzare le piccole cose, i momenti di bellezza e di gioia che altrimenti potremmo trascurare. Possiamo assaporare il cibo che mangiamo, godere di un tramonto o semplicemente essere pienamente presenti nelle attività che amiamo. Ciò ci porta ad una maggiore soddisfazione e apprezzamento per la vita. Infine, la presenza mentale ci aiuta a coltivare una mente calma e tranquilla. Attraverso la pratica costante di essere presenti, possiamo sviluppare una maggiore consapevolezza dei nostri pensieri e imparare a distanziarci da quelli negativi o dannosi. Possiamo osservarli senza esserne schiavi e scegliere di focalizzarci su pensieri più positivi e costruttivi. In conclusione, la presenza mentale è un'abilità preziosa che possiamo sviluppare per vivere una vita più piena, consapevole e soddisfacente. Allenandoci a essere presenti nel momento presente, appunto, possiamo godere dei benefici di una mente calma, di una maggiore connessione con noi stessi e gli altri e di una profonda gratitudine per la bellezza della vita che ci circonda. Sfidiamoci ad essere presenti ogni giorno e scopriamo il potere trasformativo della presenza mentale nella nostra vita. Grazie per aver ascoltato anche questo video. Iscrivetevi al canale e mettete like per i prossimi video. Ciao!